Salve a tutti, friends, dal vostro Super Corris. Eccoci qua, ragazzi. Ultimo recapone dell'anno. Devo dire che questa serie è andata bene. Non ha fatto ascolti mostruosi, nel senso in generale, perché 200-300 visualizzazioni ogni volta. Però devo dire che la percentuale di like e di minuti seguiti di questi video del calcio sono stati elevati. È il primo anno che parliamo di calcio su questo canale. Chiaramente è stato un esperimento che si può riproporre. Io penso che sia stato bello e divertente parlare di calcio. Ho fatto una rubrica solo per il Milan, essendo milanista, mi sembrava giusto farlo. Però fatemi sapere anche nei commenti, ragazzi, vedo che commentate sempre in pochi il calcio. Commentate e fatemi sapere, io penso che sia stato un bel format che possiamo riproporre. Settimana prossima faremo le pagelle delle prime 8 squadre, fino alla Fiorentina, che sono quelle che ho seguito un po' di più, perché dopo già Bologna, Torino, non le ho seguite queste squadre, quindi vi dico la verità. Non c'ho voglia di fare recapponi su squadre che non ho seguito. Daremo i voti, faremo la pagella della stagione di tutte le squadre settimana prossima, perché aspettiamo che finisce anche l'Inter e la Fiorentina il campionato, cioè le coppe, la finale, tutto quanto, e possiamo dare un giudizio. Possiamo dare un giudizio e dare i voti. Se riesco, magari iniziamo già questa settimana per le squadre che hanno concluso tutto. Perciò, ultima giornata, c'erano dei verdetti da definire, si sono definiti, adesso ne parliamo. Come al solito invito a iscrivervi a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social, sul canale Telegram dell'offerta, che in questo momento è un po' bloccato, ragazzi, perché sto avendo dei problemi con Amazon. Se li risolvo si riparte. C'è Fruit Trap, canale Viola, dove vi ho chiesto sul nostro canale ufficiale Supercorris84, a cui invito a iscrivervi. Se stasera volevate vedere la live di Gran Turismo 7 con le nuove gare settimanali. C'è la mia raccolta fondi, Supercorris and Friends, potrete aiutarmi a raccogliere fondi da donare in beneficenza, basta un euro. Allora, partiamo subito, ragazzuoli miei, con la partita di venerdì, perché chiaramente la Fiorentina c'è la finale di Conference in settimana, quindi che speriamo tutti possa vincere. La Fiorentina batte il Sassuolo 3-1, bella vittoria di una Fiorentina che comunque si porta nella posizione giusta, perché nell'eventualità che la Juve venga esclusa dalle coppe europee, che non è da eliminare del tutto, la Fiorentina andrebbe in Conference nuovamente. Certamente si gioca anche un posto in Europa League, se vince la Conference va di diritti in Europa League, quindi si spera che la Fiorentina faccia questo exploit. È chiaro che West Ham è una squadra forte, una squadra complicata da affrontare. Speriamo che almeno la Fiorentina possa portare a casa una Coppa Europea, perché è difficile quest'anno, eh? Sì, tre finaliste, ma rischiamo di avere tre flop, speriamo di no. Ha fatto una buona stagione, ottava, 56 punti. È mancato un po' di ritmo a inizio campionato per la Fiorentina, quando vi dicevo questa è una squadra che può fare meglio, perché ha perso molti punti all'inizio. Se fosse stata più costante a inizio campionato, sarebbe stata tranquillamente una Fiorentina che poteva lottare per l'Europa League con la Roma, con l'Atalanta. Ora ha questa chance, vedremo. Il Sassuolo chiude il campionato comunque tredicesimo, 45 punti. Non è stata la miglior stagione del Sassuolo, ragazzi, parliamoci chiaramente. Ma aspettavo di più, sono molto sincero. Vedremo l'anno prossimo. L'Inter batte il Torino 1-0, ottima vittoria, perché Torino è una squadra sempre ostica da battere. E sostanzialmente fa sì che il Torino non possa giocarsi le coppe. Perché se il Torino vinceva con l'Inter si sarebbe potuto portare a pari della Fiorentina ed era una papabile per entrare in Conference, qualora la Juve fosse squalificata nelle coppe europee. Non riesce, però buona stagione il Torino, arriva decimo, pure davanti al Monza, senza fare la campagna acquisti folgorante del Monza, ha fatto bene. L'Inter finisce terza in campionato. Beh, raga, in campionato l'Inter non ha fatto bene, parliamoci chiaramente. Arrivare a 18 punti dal Napoli è vergognoso per la squadra che ha l'Inter. Posso capire la finale di Champions, la Coppa Italia, Supercoppa, sì, ma in campionato con una squadra poderosa come c'era l'Inter ci si aspettava almeno arrivasse seconda, almeno battagliasse con il Napoli. Quindi se perdi la finale di Champions, per me la stagione dell'Inter non è positiva, perché non basta fare la finale e non vincerla per dire che la stagione è positiva. Dovevi fare molto meglio. Questa è una squadra che, se fosse stata gestita un po' meglio, il campionato te lo poteva vincere, perché non ha rivali, ragazzi, non ha rivali. L'Inter c'ha due squadre incredibili, una in campo e una fuori, e doveva fare di più. 12 sconfitte sono assurde per quello anche che ha speso e quello che ha investito l'Inter. È assurdo. La Cremonese batte la Salernitana 2-0. Salernitana è comunque quindicesimo, 42 punti. Una salvezza che nelle ultime giornate è diventata tranquilla. La Cremonese, diciamo che arrivando a 4 punti da Verona e Spezia, fa capire quanto poteva fare meglio. Se fosse partito Ballardini inizio anno, si sarebbe pure potuta salvare.
Sarebbe stato un miracolo perché la Cremonese, ragazzi, giocatori da Serie A non ce n'ha, eh. La Cremonese è veramente una squadra scarsa. Io ve l'ho detto subito, ho detto, ragazzi, la Cremonese non si salva. Perché non c'avevi i giocatori? La Salernitana c'ha molti più giocatori di livello, da Piontek, a Bonazzoli, a Diaga, a Andreva, cioè, siamo su un altro pianeta. Dispiace, dispiace, perché la Cremonese, mi ricordo, negli anni 90, l'ultima volta che l'ho vista in Serie A, è riscesa subito. Si poteva fare qualcosa di meglio. L'Empoli perde contro la Lazio, 2-0, una Lazio che conferma il secondo posto in classifica, stagione ottima della Lazio, dobbiamo essere molto obiettivi. Però c'è anche da dire che la Lazio è riuscita a fare a meno delle coppe, perché è uscita subito da tutto. Ha fatto una gran stagione in campionato, contando un Ciro Immobile in meno, perché non ha giocato mai. Ha fatto un gran campionato. Adesso il problema è che la Lazio, per alzare il livello, deve comprare. E lo Tito, sappiamo quanto c'ha il braccino corto. Devi comprare, devi prendere giocatori forti, devi provare a tenere gli altri. Milinkovic-Savic se ne potrebbe andare. La Lazio, ragazzi, ha una campagna acquisti importante, perché con questa rosa non competi sicuramente su due livelli, eh. Con questa rosa attuale la Lazio rischia di fare un flop l'anno prossimo, e in campionato e in Champions League. Quindi devi comprare giocatori forti e devi ampliare molto la rosa. È chiaro che a inizio campionato nessuno si aspettava la Lazio seconda. Come ha detto lo stesso Sarri, ha fatto un gran campionato, una gran cosa. Quindi posso dire che sono... Posso elogiare la stagione della Lazio, però andare nelle coppe e non onorare l'impegno è vergognoso e non è giusto. Fanno tanto le squadre per andare nelle coppe e dopo non onorano l'impegno. Quindi Sarri, da quel punto di vista, doveva migliorare, soprattutto da uno che ha vinto l'Europa League in carriera. Napoli-Sampdoria 2-0, si congeda il Napoli di Spalletti, si congeda Spalletti davanti ai suoi tifosi. Il Napoli raggiunge 90 punti, non è record, ma sono tantissimi. Campionato straordinario, campionato dominato, ha avuto la fortuna che tutte le altre inciampassero parecchio, non avessero continuità, però ha meritato, ha fatto un campionato straordinario, ha svelato giocatori straordinari. Ora per il Napoli parte la fase 2, innanzitutto non deve sbagliare l'allenatore, io penso che solo Italiano sia uno degli allenatori da quelli che hanno nominato che possa davvero portare il Napoli in alto, perché a me Luis Enrique non mi piace, a me non mi piace... Ma manca Thiago Motta, cioè sono allenatori che devono ancora dimostrare tutto. Speriamo che non sbagli l'allenatore, il Napoli, ma lo stesso Mancini. Che ti può dare Mancini? Mancini ormai è finito, ragazzi, non so se l'avete capito. Dispiace per la Samp che retrocede con solo 19 punti, ha fatto peggio di Lupescar quando stava in Serie A. Dispiace per Quagliarella che si ritira dal calcio in maniera abbastanza deludente. Però la vita va avanti. C'è da dire che la Samp almeno è salva per l'anno prossimo, avrà qualche punto di penalità, ma potrà lottare per tornare subito in Serie A, perché merita di stare in Serie A la Sampdoria. Per il Napoli, ragazzi, ora bisognerà capire. Anche il Napoli deve fare campagne acquisti per ampliare la rosa e per tenere i più forti. Se perdi Osimhen, perdi Kim, perdi sta gente qua, ragazzi, devi ripartire da capo. Quindi il Napoli deve fare campagne acquisti, deve riuscire a tenere la maggior parte dei pezzi pregiati e integrarli con altri, perché per competere su due fronti e cercare di difendere il titolo devi fare qualcosa di più. Quest'anno hai fatto un ottimo campionato, in Champions sei partito bene e poi sei calato, in Coppa Italia sei uscito subito. Per fare una competizione ad alti livelli su tutti i fronti devi comprare. L'Atalanta batte il Monza 5-2 e arriva quinta in campionato. Risultato importante, importante, ragazzi, perché l'Atalanta che potesse arrivare quinto un mese fa non se l'aspettava nessuno, dato che era dietro tutte queste altre squadre. Chiaramente, ragazzi, questi sono tutti risultati dovuti alla penalità della Juve, se no sarebbe sesta l'Atalanta, però sarebbe in Europa League lo stesso. Grande campionato di una squadra che non è stata mai appariscente, però i suoi punti li ha ottenuti, le sue vittorie le ha fatte. I suoi risultati li ha ottenuti nonostante Zapata, Roth, Muriel che gioca e non gioca, cioè parecchie defezioni. Si spera che l'anno prossimo si rinforzi e che rimanga Gasperini, perché con Gasperini io penso che questa Atalanta possa fare bene anche nelle coppe europee. È ennesima stagione ad alto livello dell'Atalanta, quindi tanto di cappello. Il Monza chiude male, non è riuscito ad arrivare nelle prime 10 come aveva detto Gagliani, di un solo punto, undicesimo, 52 punti, ragazzi, sì, ottima stagione, ottima squadra, però esaltare il Monza in questo modo, che è una squadra che ha speso quasi tanto, che lui, forse più del Milan. Cioè, sì, ha fatto bene Palladino, ma ragazzi, questa è una squadra che ha speso, Ha preso tantissimi giocatori di livello, era normale che si salvava e stava a un livello alto. Quindi questa esaltazione che vedo pure in Sport Mediaset perché la rete di Berlusconi ci sta, ma non ci sta. Il Lecce perde col Bologna, il Bologna chiude il campionato al nono posto, grandissima stagione, 54 punti. Anche per il Bologna, secondo me,
Lo stesso Mihajlovic, se fosse riuscito a sopravvivere, a non essere esonerato, avrebbe portato il Bologna in alto. Perché ragazzi, il Bologna c'ha la qualità. C'ha dei giocatori buoni, c'ha un'ottima struttura di gioco, viene da anni di continuità del progetto, a me piace. Ha fatto un grandissimo campionato Thiago Motta, tanto di cappello pure a lui, perché portare il Bologna al nono posto senza fare la campagna acquisti sfarzosa del Monza non era facile. Ora si parla che il Milan vuole assaltare Arnautovic, ci sono diversi pezzi pregiati del Bologna e potrebbero partire, però la stagione è stata positiva, molto positiva. Ed è stata positiva anche quella del Lecce, dai. Ha avuto un calo perché purtroppo a metà stagione ha avuto grandi risultati e tutti si sono esaltati. Bisogna rimanere con i piedi per terra perché poi si possono rischiare cose gravi. Il Lecce ha rischiato di essere risucchiato nella zona retrocessione e sarebbe stato un disastro. Ha meritato la salvezza e giusto così. Giusto così. Poi andiamo a vedere Milan-Verona 3-1. Chiude bene il Milan. Non ha pietà del Verona, che spesso è stato fatale per il Milan. Quindi ha fatto bene. Grandissimo Leao. Ha fatto una partita pazzesca. Tanto per suggellare con gioia questo rinnovo. Grande emozione per l'addio di Ibra al calcio. Ragazzi, Ibra ha fatto la cosa giusta, perché effettivamente se avesse continuato a giocare Guagliò sarebbe stato folle. Parliamoci chiaramente. Ibra ha dato l'addio al calcio. Ha fatto bene. Siamo orgogliosi noi milanisti che l'ha dato col Milan, perché Ibra per il Milan ha rappresentato un grande campione. Dobbiamo a lui il ritorno a vincere uno scudetto dopo tanti anni. E c'è da dire che io spero che Ibra possa tornare al Milan come dirigente, perché sarebbe veramente una fonte di motivazione enorme. Io spero che il Milan dia a Ibra un futuro, perché Ibra veramente merita di stare ancora nel Milan. Magari con qualche ruolo un po' più impegnativo, magari con possibilità di avere azione anche in ambito societario. È stato importante. Il Milan chiude il campionato quarto. Se la Juve non fosse stata penalizzata sarebbe stato quinto. Quindi la stagione non è positiva, e ne parleremo nelle pagelle. Mi aspettavo molto di più. Non è possibile arrivare a 20 punti dalla squadra che vince lo scudetto. Tu sei campione d'Italia. E non è possibile che a dicembre già hai abbandonato i sogni di gloria. Il Milan non è stato in grado di essere gestito bene né in Champions né in campionato. Pioli non ha avuto bene la bussola di quella che faceva. Adesso si parla di 70 milioni di euro sul mercato, che sono pochissimi, però se sfruttati bene possono dare risultati, dato che per esempio Kamada è già arrivato a parametro zero. Il Milan deve comprare giocatori di grande qualità e poter competere su tutte e due i fronti, perché l'anno prossimo ci aspettiamo un grande Milan in campionato e un Milan arrembante in Champions. C'è bisogno di acquistare, di portare la rosa a livello dell'Inter, perché altrimenti non riesce, eh? Non riesce a competere nessun punto di vista. Ma ne parleremo, ragazzi, ne parleremo. La Roma rialza la testa, batte lo Spezia, anche lei senza pietà per la zona retrocessione. Spezia e Verona che andranno a fare il, diciamo, no, il playoff, lo spareggio per chi va in Serie B. Vedo lievemente favorito il Verona, ragazzi, perché per me il Verona è migliore dello Spezia a livello di giocatori, a livello di impianto di gioco. Però botta secca, può succedere di tutto. La Roma rialza la testa dopo la finale di Europa League, che non è stata arbitrata proprio al meglio. Arriva comunque sesta anche la Roma. Senza la penalità della Juve sarebbe arrivata settima e sarebbe in Conference League. Ragazzi, sarebbe stato un disastro. Quindi la Roma non ha fatto una grande stagione in campionato. Però il fatto di aver giocato due finali europee in due anni significa che sei tornata al vertice europeo. È quello che ti può portare Mourinho. Io farei di tutto per tenere Mourinho e spero che la Roma faccia una bella campagna acquisti, proprio per rimanere ad alti livelli, per implementare, perché se rimane Mourinho, ragazzi, sappiamo che la Roma in Europa si fa rispettare, e per l'Italia e per il ranking italiano è fondamentale questo. Quindi c'è un Dybala, speriamo che rimanga anche lui e venga affiancato da altri giocatori importanti. La Roma merita di stare ad alti livelli, perché ha investito più di squadre come la Lazio, e se non si fosse concentrata di brutto sull'Europa avrebbe potuto fare meglio anche in campionato. La poca profondità della rosa purtroppo ha portato a questo. Vince la Juve, che doveva vincere per forza, con un gol di Chiesa, fa piacere anche in ottica nazionale. Arriva settima, speriamo che gli danno la Conference, perché una Juve in Conference sarebbe la squadra favorita direttamente dal primo giorno. Sarebbe importante per la Conference. Se la Fiorentina andasse in Europa League sarebbe fantastico avere ben 8 squadre nelle coppe. Purtroppo la Juve, ragazzi, paga una stagione tribolata e che comunque era positiva, perché il bilancio, ragazzi, se vediamo la Juve con 72 punti, terza, era positiva la stagione. Quindi un buon bilancio. La Juve che ha fatto comunque la semifinale di Europa League, ha fatto la semifinale di Coppa Italia. Quindi
il bilancio non è negativissimo, però pure la Juve per la squadra che c'aveva doveva lottare di più, almeno in campionato, perché i giocatori ce l'aveva, c'aveva due squadre, pure la Juve. E ha deluso. Purtroppo, secondo me, il gioco di Allegri non è più un gioco all'altezza di quello che aspira la Juve. La Juve, per arrivare a alti livelli, c'ha bisogno di un allenatore molto più propositivo, un De Zerbi, gente così, che ti può portare la squadra ad alti livelli. Questo è l'obiettivo. Però, dai, alla fin fine, nonostante le grandi penalità che dimostrano come ancora una volta, la Juve purtroppo è sempre quella tendente a cercare di fare, di non fare. Non va bene. Non va bene assolutamente. Se fosse stata intelligente e non avesse fatto queste cavolate in ambito stipendi e mercato, la Juve non avrebbe avuto questa penalità. Comunque, la stagione è finita così. Speriamo che gli diano la conference per avere una squadra forte in conference che possa vincere. E ragazzi, niente, niente. Il discorso va a finire che la migliore della giornata, secondo me... Bah, non lo so. Hanno vinto tutte le migliori, quindi è difficile dare anche un migliore. Migliore della giornata, dai, tutto il pacchetto delle prime sette. Peggiore della giornata, le due che devono lottare per non retrocedere, che non hanno fatto nulla per salvarsi subito. Ciao, ragazzi.